Salve a tutti ragazzi, c'è un cuscino che mi dà fastidio. Ok, e benvenuti in questa nuova rubrica. Questo è l'ultimo, vabbè non è più una nuova rubrica ormai. Questo è l'ultimo video di una serie, ho perso il conto, per ora quanti siamo, dedicata agli integratori. Lo ripeto oggi per l'ultima volta anche perché sono finiti gli integratori, quindi non lo dovrò ripetere più. Questa è una rubrica dedicata agli integratori che io assumo in base a quello che io faccio. Non sono un biologo nutrizionista, non sono un dietologo, non sono un nutrizionista specializzato, non sono un dietista o comunque non faccio parte di quella branca che può parlare della nutrizione, comunque dare consigli e quant'altro. Sono una persona che è laureata in scienze motorie ad Urbino e l'M68 in scienze dello sport con la specialistica, ha studiato biochimica, biologia, ha studiato farmacologia, tossicologia del doping, biochimica della nutrizione sportiva, ma non posso dare questo tipo di consigli perché non ho la qualifica, ok? Mettiamola così. Lo so perché ho studiato, perché mi sono informato da autodidatta, però non posso dare appunto dosi giornaliere e quant'altro. Chiusa questa ultima parentesi, parliamo adesso di un argomento estremamente discusso e sul quale il web è diviso. Essendo che questa rubrica nasce principalmente dalla domanda che integratori utilizzi, che è stata fatta fuori dal web, ricordiamo che io faccio 5 allenamenti in palestra con powerlifting e bodybuilding, insomma un mix. Un giorno vi spiegherò che tipo di allenamento faccio e faccio 3 allenamenti di football a settimana, comunque da 2 ore l'uno. Io faccio 8 allenamenti complessivi da 2 ore e mezza l'uno e per un totale di 16-20 ore di allenamento a settimana, che è un po' se si considera che siamo 7 giorni appunto e 2 giorni comunque riposo. Fatevi più o meno il calcolo giornalmente di a quanto siamo e poi capite perché assumo un po' di roba. Qua veramente si divide il web perché si parla del gainer. Il gainer è questo, è della Yamamoto e l'ho preso su App Store, spero che si possa vedere bene. Qua c'è scritto New Formula, poi vi spiego il formula, poi vi spiego il perché dico Yamamoto, dico App Store e quant'altro. Non siamo affiliati, non abbiamo codici sconto. Un saluto all'autobus che ha suonato qui sotto. Non abbiamo niente, se no l'avremmo già inserito. Ma perché io trovo che la Yamamoto, a parte che App Store come sito è estremamente affidabile, come ce ne sono tanti altri, come c'è Vitamin Center, Prozis e quant'altro, ma io la roba della Yamamoto, raga, a me piace. Ormai penso che l'avete capito, mi sono trovato comodo. E anche se seguite la nostra pagina Instagram, che poi ve la linko in descrizione, vedete il team in sport, la prendono tutti quanti, assumono Yamamoto perché è affidabile come marca. Ce ne sono tantissime altre, non lo metto in dubbio, ma è proprio affidabile, è buona la qualità, è buono il prodotto e poi è buono il gusto. Emperor Mass della Yamamoto, gusto cookie. Un attimo faccio vedere come si presenta. È un po' più compatto delle proteine classiche. Questo è il misurino, è enorme. Anche perché di questo viene consigliato 140 grammi. Sono 17 serving scoop, quasi possiamo dire. Quindi 17 scoop sono per fare 140 grammi. Con questo sono, ci vogliono 3 misurine all'incirca. Questo, ragazzi, c'ha per serving, quindi facciamo per 100 grammi, che così più o meno lo copiamo tutti, ha 370 grammi di 370 calorie, ha 9,2 grammi di grasso, di cui i saturi sono 5,2, quindi non è neanche eccessivo, carboidrati ne hanno 44, quindi è bello energico, proteine 27, però per ogni dose consigliata con 140 ne hanno 37 grammi di carboidrati, e poi praticamente, come potete ben vedere, i BCA sono tutti quanti Chiova Quality, leucina, isoleucina e valina. In più comunque rispetto agli altri, per questo c'è scritto in formula, perché la prima mancava di alcuni enzimi che poi vengono anche indicati qua nella tabella nutrizionale, mancava di alcuni enzimi e infatti che ha reso il prodotto estremamente digeribile. Io devo essere sincero, ho provato la vecchia formula del Emperor Mass
e quando la bevevo mi rimaneva un po' sullo stomaco, era difficile la digestione, non era appesantita, infatti la prendevo tra l'allenamento di pesistica e l'allenamento di football, o addirittura la mattina. Ma quando la prendevo la mattina rimanevo digiuno fino all'una, l'una e mezza, perché non mi andava niente, stavo scoppiando. E mi è capitato una volta durante gli allenamenti di football che, anche se ero totalmente stomaco digiuno dopo l'allenamento, l'ho bevuto. Quando sono andato di nuovo a fare attività fisica dopo circa un'oretta e mezza, ho rovesciato nonostante avessi il metabolismo a 3000, perché era difficile da digerire. Questo no, è un buon sapore, il cookies è ottimo, devo essere sincero, ed è molto più digeribile, facile appunto anche nell'utilizzo, quindi non rimanete appesantite. E ho fatto sia la prova la mattina sia prima dell'allenamento, a rischio di vomitarmi, non ho rovesciato, non ho appunto rimesso, è rimasto dentro, che poi per un po' di pesantezza ce l'ho perché è molto ricco come prodotto. Per la mattina invece è buono, io lo consiglio nei periodi di massa, se non ci si arriva comunque al fabbisogno comunque calorico e proteico giornaliero, ricordiamolo, e devo essere sincero, è abbastanza buono. Sugli aminoacidi è una buona via di mezzo, perché è un 4-1-1, però io devo essere sincero, per quanto riguarda gli aminoacidi e la creatina contenuta qui dentro, non... anche se di creatina non ce n'è creatina, no, infatti creatina ce n'è poco e nulla veramente, quindi consiglio sempre, se volete abbinarla alla creatina sempre sua, me la prendo, io facevo questo, 1, 2 e le proteine che adesso non vedete. È un ottimo integratore ed è completo. La mattina, se la prendevo la creatina, se ero in fase di carica, prendevo la creatina la mattina con questo. Perché comunque un pochettino viene inserita. Però io sinceramente non mi fido molto di queste indicazioni, anche perché sono medie, ok? Quindi può darsi che nella dose tua che prendi non arrivavo a quel contenuto in grammi, capite? Poi comunque li dopo l'aggiunta. Mi basavo sempre su pelle, ma comunque poi un minimo lo aggiungevo io. Boh ragazzi, questo è l'ultimo video con questo bel barattolone da 2,5 kg. Fino a mo' il record ce l'ha le proteine, che sono 4 kg. È sempre il baratto della pittura. Vi invito a darlo a vedere nel primo video che ho fatto. E se il video vi è piaciuto, vi invito a mettere un like, a commentare e iscrivervi al canale. Condividetelo anche se va buoni, iscrivervi al canale, condividetelo se riuscite. Ragazzi, abbiamo anche una pagina Instagram e Facebook, quindi se volete l'avevo già detto prima, se volete un parere personale o comunque un consiglio, quant'altro, contattateci là, non abbiate paura. L'unica cosa, non insultate, perché sennò verrete bloccati, voi diciamo in maniera categorica. Detto questo ragazzi, un buon allenamento da InSport. Ciao!